Cristina Bertarello condannata in via quasi definitiva a 3 anni e 4 mesi di carcere. Cosa è successo? Anni fa l'influencer era fidanzata con Omar, in arte Mr. LaFleur, e questo suo ex fidanzato aveva dei debiti di droga con un altro individuo. Una terza persona ha fatto da spia, rivelando la sua posizione, in modo che quello con cui aveva i debiti lo potesse andare a prendere. E la Bertarello, insieme al suo ex ed altre persone, hanno preso questo spione, lo hanno portato in un bosco, massacrato di botte, e gli hanno cercato di estorcere dei soldi. La condanna di 3 anni e 4 mesi era già stata confermata in primo grado. Ma in Italia cosa succede? Quando vieni condannato tu puoi fare fino a 2 appelli. Il primo che ti porta in secondo grado, dove è stata confermata la condanna, e il terzo e l'ultimo a cui si appelleranno per non farla finire in carcere subito è quello della Cassazione, che è l'ultimo. Se anche in Cassazione dovesse venire confermata la condanna, Cristina sconterà 3 anni di carcere. Sono curioso di sapere voi cosa ne pensate, quindi lasciatemi un commento qui sotto. Noi ci vediamo in un prossimo video in linea allo studio.